Vai, 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 ci siamo saliti in dai. E allora, signori, il discorso è questo. Hanno messo le elezioni a febbraio. Io non so come mai, io non voglio avere dei complessi che ce l'hanno tutti con noi, per l'amor di Dio. Ma a febbraio non era mai successo nella storia di questo paese che si facessero le elezioni a febbraio. È chiaro che se ci fossero state le elezioni ad aprile e poi le regionali e poi il voto ad aprile, noi arrivavamo da un successo della Sicilia. Andavamo in Umbria, ci prendevamo l'Umbria. Andavamo in Lombardia, ci prendevamo Lombardia. Andavamo nel Lazio, ci prendevamo il Lazio. E alla fine, Roma! Questa taglia la per favore. Ci fanno 6 puntate su questa. Perché hanno accorpato regionali, comunali, tutto insieme nazionale? Ve lo dico io, un'idea ce l'ho. Siamo gli unici innanzitutto che dobbiamo recuperare le firme. Chi è un partito politico già al governo non le recupera, non ha bisogno. In questi movimenti che nascono, movimenti finti, prendono delle persone prestigiose come Ingroia e le mettono lì davanti come una foglia di fico e loro si mettono dietro, hai capito? Dietro ci sono gli arancioni, ci sono i cesaroni, ci sono tutti quelli e mandano avanti queste persone che magari non sanno molto di politica e vanno avanti. Ecco, se offendi Bersani hai offeso tutti noi. Si dice, ma come le offendi? L'hai chiamato Gargamella. E lui mi ha detto del fascista. Beh, ma fascista è normale, ma Gargamella non dovevi dirlo. È fantastico, dato che è crollato il voto di scambio, perché non ci sono più i piccioli, non ci sono i soldi, gli davano il lavoro ma senza stipendio. Cazzo, che voto di scambio di merda è? Allora, ho detto due parolacce, cancella, per favore, che poi ci fate i titoli a Berlinguer, dire Grillo, il solito maledetto, è una scimmia, perché poi diranno che sono una scimmia. Allora, poverino, mi fa una pena quell'uomo lì che va in tutte le cose, Giletti l'ha messo in crisi Giletti, ma ormai è da Simpson lui. Allora, mi dispiace vedere un uomo che non riesce a invecchiare. Comunque, vabbè, che cosa vuol dire? Il presidente della Puglia, che è un uomo, no, diciamo, no, fermi, è un uomo, no, di buon senso, ha detto una cosa incredibile. Ha detto che la politica è l'arte della complessità. Infatti, quando lui parla, rimani un po', cioè, dice... La palingenetica blotterazione dell'io cosciente che si infutura nell'antropoformismo universale, la Puglia è lì. E che minchia ha detto questo qua? Ecco, no! La politica è esattamente l'opposto. La politica è l'arte della semplicità. E la semplicità è la cosa più vicina all'intelligenza. E allora, mettono lì il patto di stabilità, cambiano le parole, allora l'inceneritore lo chiamano termovalorizzatore, pirogassificatore, li chiamano in tutti i momenti, i finanziamenti ai partiti li chiamano rimborsi, adesso la finanziaria, quella vecchia non gli stava bene finanziaria, la chiamano patto di stabilità. Dunque si chiama patto di stabilità, legge di stabilità. Ho preso un comma, l'11, ma sono tutti più o meno così. Questo è il più semplice, se no avevamo dei problemi a capire. Il comma 11 dice finanziamento di esigenze indifferibili a favore delle categorie di lavoratori di cui gli articoli 24, comma 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 211, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, 6,2, trattino ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, numero 216, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012, numero 14 e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con la modificazione della legge 7 agosto 2012, numero 135, ieri è stata approvata la legge. Ma ve lo giuro. Yeah.
Ma ve lo giuro. Allora io voglio fare una proposta. Dato che questa gente qua la paghiamo noi con le nostre tasse, io non voglio più pagare le cose che non capisco. Devono fare il giudice, andato al Parlamento, è stato sfiduciato dalle Camere. No, ha fatto tutto da solo. Ha letto un giornale del Corriere, non mi va, mi sfiducia, non c'ho più fiducia. È andato dalla moglie e ha detto vai, non c'ho più fiducia neanche io in te, che cazzo fai? E lui che era qua per mantenere lo spread, e se c'era lui lo spread andava a 1000, dalle dimissioni cosa succede? Lo spread migliora. Avesse almeno chiesto, si fosse almeno rivolto alla gente, non ai partiti, alla gente. Perché siamo milioni di associazioni, di movimenti, e gli ho scritto così umilmente una lettera, ho detto guardi che lei si deve rivolgere ogni tanto alle persone, perché sono quelle che hanno i più problemi. Non ha risposto ovviamente, non poteva dire delle cose. E se invece avesse detto signori, facciamo i sacrifici, ma tutti insieme, ma non partiamo dal pensionato, dall'IMU, dal disoccupato, togliere i soldi di qua o di là, partiamo anche un po' più in su. Avesse detto così, cominciamo da Oguaglione, il Presidente della Repubblica. Oguaglione ci costa 240 milioni all'anno, c'ha 3 Maserati, non ci riesce neanche a entrare dentro, ha 18 giardinieri che quando l'ha saputo Buckingham Palace ha detto ma che piante grasse avranno. Ma allora devono andare a casa tutti, onesti, disonesti, quello che c'è è un sistema che è marcio, poi ci sono le persone per bene e no, ma se la persona per bene accetta questo sistema diventa una persona per male, via tutti, e prima di andare via una leggera verifica fiscale, perché ce l'hanno fatta noi populist, come mi chiamano qua, il demagogico, il pifferaio magico, maledetti. Bene, come ha fatto uno così insieme a ragazzi meravigliosi in 3 anni da quando c'è il movimento, senza soldi, con le proprie forze, con i mezzi contro, in 3 anni a diventare la seconda forza politica del paese, e mi monto la testa, la prima! Qui Bersani si dovrebbe dare una coltellata, mandatela in onda. Adesso io me ne vado e voglio nuotare su di voi. Per favore, io voglio avere la fiducia che voi mi teniate in alto. Voglio nuotare e arrivare al palo. Venite avanti. Dovete essere fitti. Aspetta. Allora, io, se voi vi fidate di me, io devo fidarmi di voi. Mi potete lasciare per terra